Bentornati su Officina del Pilota, grandi novità. Vi faccio fare un salto nel passato prima di iniziare la visione di questo video. Il concetto è semplice, siamo tre entità e ci occupiamo di auto, Empower. Officina del Pilota e Car Care. Siamo sempre in collegamento fra di noi, ma vogliamo unirci in un unico grande progetto. Esatto, il locale tanto ambito che abbiamo cercato per più di un anno lo abbiamo trovato, o meglio, l'hanno trovato Luca e Andrea. Rimane nella stessa zona, dove c'era già Empower, Car Care, Officina del Pilota, poco fuori Roma Nord. Ma non voglio stare qui ad annoiarvi con le mie parole, vi getto direttamente all'interno delle mura del locale e vi faccio raccontare la storia da loro. Andrea, tutto questo un giorno sarà tuo. Andiamo va. Questo qui, adesso lo vedi spoglio così, ma questo sarà il mio ufficio presidenziale. Ah, finalmente un ufficio tutto mio ragazzi. Una bella scrivania qua, il mobile qui. Mi piace. E sul muro? Sul muro metterò tutta quanto un disegno giapponese. Ah. Sì. Bene. Bello grande. Beh, spazioso. Togliamo queste mattonelle e mettiamo tutta quanta moquette. Una cosa più raffinata, più elegante. Ah, basta? Per il momento sì. Ah, vieni, faccio il mio. Allora, questo invece è il mio ufficio. Ed sarà un ufficio multifunzione. Cioè? Quindi sarà il mio ufficio e l'ufficio della sala riunioni. Sala riunioni e ufficio. E ufficio, esattamente. Perché prevedi di fare dei corsi? Assolutamente sì. E sulla parete una mega striscia di muschio. Muschio? Muschio. Figo. Di qua. Okay. Un quadro di muschio, parete nera, e tavolone grosso. Sì, esatto. E una piantina per rimanere nel tema green. Un bel televisore addosso al muro. Basta. Finito. Okay. Costa molto di meno del tuo, quindi io pago il mio e tu te paghi il tuo. Che bomba, ragazzi! Wow. E qui un bel ufficio per i nostri dipendenti, un bel ufficio co-working. No, per me. Assolutamente sì. Io qui però me lo immagino diverso. Cioè, voglio un tavolone enorme al centro, stile Apple. Sai i negozi dell'Apple, questi qui di legno, chiaro? I ragazzi tuoi e miei che lavorano insieme in co-working, che si aiutano con strategie, innovazione, tutto quello che è. E poi, visto che tu di là metti il muschio, sì, la facciamo pure qua. Qua facciamo tutta quanta una parete di muschio e legno. Ci sta. Tutta una parete di muschio e legno, e là ti mettiamo un po' di mobili, insomma, per l'ufficio. Macchinetta del caffè, divani. Molto pulito, molto clean. Clean e minimal essenziale. Esatto, essenziale. Bello. E poi, comunque, c'è pure l'ufficio che abbiamo fatto a Matteo, eh. Vieni. Sì. Guarda, sta qui. Ecco, vedi come sta bene? Sono claustrofobico. Ma no, dai, ci mettiamo la lucetta e subiamo. Vabbè, ci sto. E grazie alla potenza del 3D, ecco come sarà questa stanza. E questa invece? È così. Comunque questa la faccio io, sarà così. Questo invece sarà adibito a magazzino. Diciamo che mettiamo delle pareti attrezzate qui ai lati, facciamo anche magari due o tre corsie al centro in modo che c'è spazio per i nostri ricambi e per i tuoi prodotti.
Bello grande, eh? Sì, pure l'altezza, infatti. Qui siamo nella zona detailing e area tecnica. Ok. Vuoi capire un attimo come abbiamo strutturato questa sì. parte? Cioè? Abbiamo fatto questi archi dove, okay. nella parte dove vedi lo spazio tra un pannello e l'altro, quindi queste tracce, metteremo delle strisce LED che daranno illuminazione all'ambiente. Okay. E in più metteremo delle lampade a LED che vanno a completare questa fascia qui sopra, questa parte di arco dove vedi il pannello in obliquo e il soffitto per dare comunque una luce più dettagliata in fase di lucidatura dell'auto. Stiamo studiando un modo per fare la parte del lavaggio. Il lavaggio qui dentro facciamo? Faremo la parte del lavaggio qui davanti, in modo così anche tu potrai lavare le tue supercar il sabato mattina, la domenica, verrai qui. Il vero e proprio garage, quello dove tieni le tue... Mamma mia, sogno averci il lavaggio dentro il garage. Assolutamente, eccoci qua. Andrea, questo qui è il posto dei tuoi sogni, l'hai desiderato per tanti anni. Sì, effettivamente quando l'abbiamo visto è stata proprio un'emozione e ci siamo innamorati subito. Ci credo, è così grande, così bello. Che ne dici? Che un po' mi dispiace lasciare il vecchio Empower, no? Ha fatto la storia, headquarter di Empower, sede di centinaia di raduni, bei momenti. Gente che è entrata, auto che hanno transitato, abbiamo preso, venduto, sistemato. Una storia d'amore. Che continuerà, ragazzi, Covid permettendo, perché comunque siamo a 300 metri da Empower e da Carcare, quindi siamo rimasti nella stessa zona industriale Roma Nord, Formello. C'è qualche altra cosa che può disturbarci? Non so, un aereo che cade, per esempio, oppure... No! La rifacciamo? No, perché mi piaceva, era molto spontanea. Tra l'altro mi è venuta la fame della Madonna. Te che dici, Andrea? No, magna, allora... che lavora, no? Comunque la fase della ristrutturazione o della costruzione. Della qui. Costruzione, perché cioè, di ristrutturazione è bellissima, un po' meno quando paghi, però bellissima. Posso dire una cosa io? Altro che. Che c'è la soddisfazione anche di essere un po' vecchio e quindi assistere ai lavori che stiamo pagando, finanziando, e quindi ci piace stare qui e condividere con i lavoratori questo spettacolo. Soprattutto in questo momento, con questo tempaccio qui a Roma. Mi ricorda un po' quel video, ti ricordi quando gli abbiamo rubato il 350Z a lui? Stavamo sul lago col Cigno. Nel frattempo Andrea si era preso il GTR. Sì. Che macchina. GTR. Ma se non l'avete visto questi video, ma tornate indietro, scrollate la bacheca di Officina del Pilota. E quando l'abbiamo fatto c'avevamo ancora i capelli, quindi dovete scorrere un po'. A proposito di grandi macchine, caccia fuori quella macchina grigia che c'hai là dentro, cacciala. L'ho venduta? Davvero? Ma di che parli? La Porsche? Sì, no, ho venduto l'S2000. È due mesi che c'ha qua la macchina, ancora non l'ha tirata fuori. Io l'ho guidata. Ho capito, che aspetti? Le targhe, non c'ho le targhe. Quelle prova? Possiamo fare con quella prova, sì. Non si fida, Spadazzo, ha perso quel brio di quando non c'era il Covid, che andava tutte le sere come un disperato a ballare. Tra l'altro io vogliamo raccontare ai nostri fan che cosa facevate anni fa, adesso che sei sposato con figli. Una volta io e Luca andavamo... No, non pensavo a quello. Cioè, nel senso, non andavamo a ballare. Andavamo a ballare, eravamo proprio dei leoni da pista. Pensate che ci stavano le ragazze che ci aspettavano. Meno male che non erano i ragazzi. Vabbè, Luca ogni tanto ha approfittato anche di quello, però... Dopo che ha bevuto il sesto drink... Via tutto, scarpetta. Appunto, a fine serata non si butta via niente, Luca. Vecchia coda nera. Ragazzi. Bene, bei tempi. Che... Ma ci saranno mai? Cioè, in futuro torneranno? Come no, io devo ricominciare a fare il DJ qua. È finita, ragazzi. Vabbè, c'è che c'è rimasto da sperare. Almeno quello, cioè, ce l'hanno lasciato oppure... Mi viene un'idea però adesso, fresca così. Visto che il locale è così grande, ragazzi, sì. Perché non decidiamo di allestire un 100 metri quadri per fare una discoteca? Ma sì, ma infatti ogni tanto togliamo le macchine, mettiamo le luci e ti diamo un palchetto a te. Scusa, così ci sebevo. Io mi metto in console. Io metto in console un angolino tra una macchina e l'altra. Anzi, tagliamo una macchina in due. Mettiamo la console... Mettiamo la console dentro, sì. Al posto dei dischi ci mettiamo i volanti, sì. Io screccio con i volanti. Poi ricerchi ci puoi mettere. Dai, ci piace questa cosa. E facciamo discoteca al labirinto piena di macchine. C'è Empower, Federico Carcare, che è Officina del Pilota, e se magna. Federico è buono a fare i cocktail.
Giusto, Federico Barman. Ex barman, quindi. Ci abbiamo un futuro, ragazzi. Se va male, ragazzi, avevamo un locale... Gli scambisti? No. quello è lo step successivo. Quello dopo la discoteca. Se dobbiamo prendere anche... informazioni da Spadano, perché... Spadano c'ha una grande storia su... le case da scambisti, cioè. Vuoi raccontarci una... Una parentesi. E nei commenti, ragazzi, scrivete una cosa. Volete sapere la vita segreta del dottor Spadano? Cosa si nasconde dietro questa giacchetta di renna? Dottor Jack e Mr. Hyde, Spadano. Bello, bello, è sempre un piacere vedervi, ragazzi, soprattutto quando c'è questo bel tempo. Ma sì, se andava a mangiare una cosa sì o no? No, aspettiamo un altro pochetto che svenimo, poi dopo... Dai. Bella! Questo non ha funzionato. Niente, abbiamo perso... No. Non c'è più Dai, quel... Andiamo. Vabbè, ciao! Ciao!